riapertura dell'aeroporto Canova di Treviso ipotizzata per aprile, la situazione pandemica e la campagna vaccinale a rilento rendono sempre più difficile per le compagnie tornare a volare. Sole e zona gialla, la domenica dei trevigiani è stata l'insegna delle gite fuori porta a Venezia ma anche a Jesolo, presa d'assalto soprattutto da giovani. E in montagna lunghe code stasera lungo l'Alemania. Crescono i positivi ed anche i ricoveri, a preoccupare sono soprattutto i comportamenti scorretti che favoriscono i contagi e gli assembramenti dei ragazzi all'uscita delle scuole. È tornato a Borgo Cavour il mercatino dell'artigianato, traino di un'intera zona della città. L'ultimo era stato ad ottobre, misure di sicurezza e la speranza di non doversi fermare di nuovo. Flash mob sulla scalinata del Duomo per ricordare che musica, teatro e cinema sono essenziali nella quotidianità di ciascuno. Una trentina i giovani coinvolti nell'iniziativa nata dall'idea di due amiche. Teatri e cinema potrebbero riaprire tra un mese, il 27 marzo, ma a capienza ridotta, tempi duri per gli operatori del settore. A Silea il cinema è pronto a concedere i propri spazi per i concorsi pubblici. L'architettura perfetta dei favi creati da api e calabroni, nella nostra rubrica della domenica la passione di un trevigiano che di questi spettacoli della natura è diventato collezionista. Ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Si allontana ancora la riapertura dell'aeroporto Canova di Treviso ipotizzata per aprile, la situazione pandemica e la campagna vaccinale a rilento rendono sempre più difficile per le compagnie tornare a volare, ne è convinto l'assessore regionale al turismo Federico Caner, che chiede al governo aiuti affinché gli aeroporti possano abbassare le tasse e diventare attrattivi per le compagnie non appena i voli ripartiranno. L'ipotesi di riapertura ad aprile dell'aeroporto Canova diventa sempre più lontana. La situazione pandemica, i ritardi nelle campagne vaccinali in tutta Europa allontanano il ritorno dei voli sullo scalo trevigiano. A sottolinearlo con amarezza l'assessore regionale al turismo Federico Caner. Ad oggi a questa domanda specifica le dico che vedo ben difficile che ad aprile l'aeroporto di Treviso riapra. E quindi sarà importante, in confronto continuo appunto con le compagnie, con Save, aiutare anche i lavoratori del comparto, perché ci sono lavoratori che sono a casa da parecchio tempo in cassa integrazione. Le prospettive nel breve termine sono tutt'altro che rosee per l'intero settore aeroportuale strettamente legato al turismo e nonostante l'accordo regionale con il sistema degli scali veneti per una campagna di comunicazione in collaborazione con le compagnie low cost, poco cambierà finché non muterà la situazione sanitaria. È sempre la solita questione: se non risolviamo il tema della pandemia e soprattutto della vaccinazione di massa, è difficile pensare a compagnie aeree che tornino a volare nel breve periodo. Questa è la verità delle cose, quindi è difficile che certi aeroporti, penso a quello di Treviso che è chiuso totalmente, o quello di Venezia e Verona che gira al 10% oggi come oggi, possa far partire voli aerei, nonostante ci siano le basi di alcune compagnie aeree qua, penso a Ryanair a Treviso e EasyJet a Venezia, senza che ci sia un aiuto. In particolare, secondo Caner, la vera scommessa sarà quella di rendere competitivi a livello internazionale i nostri scali, rendendoli più attrattivi per le compagnie. Io l'ho detto anche in sede nazionale e l'ho ripetuta anche ai vari ministri, adesso lo dirò anche a Garavaglia. Sarà importante dare un aiuto anche agli aeroporti perché abbassino le tasse aeroportuali, perché la verità è che le compagnie aeree sono tutte in difficoltà con l'acqua alla gola, perché da un anno e più non lavorano, lavorano pochissimo, e quindi andranno a volare lì dove i costi aeroportuali saranno più bassi. Piaccia o non piaccia, ma sarà così. Sole e zona gialla, la domenica dei trevigiani è stata l'insegna della riaperta e delle gite fuori porta a Venezia, ma soprattutto a Jesolo, presa d'assalto dai giovani, e lunghe code questa sera anche sull'Alemania per i rientri dalla montagna. La passeggiata in centro, le vetrine, l'aperitivo, il gelato. La splendida giornata di sole ha spinto fuori casa i trevigiani. Diversa la gente in centro città, anche se meno della settimana scorsa, ma ad attirare la maggior parte delle persone è stata la gita fuori porta, la corsa a piedi o in bici nella sempre gettonatissima Restera, con tanto di pranzo al sacco. Tutti occupati, i tavolini dell'area picnic di Via Alzaia, Silea, played sull'erba ed immancabili giochi col pallone. Se non fosse per le mascherine, la pandemia
pandemia ed il Covid potrebbero sembrare un ricordo. E sono stati davvero tanti i trevigiani che oggi hanno trascorso la domenica in gita in montagna con le immancabili code sull'Allemagna e poi a Venezia, Ponte della Libertà a Passo Duomo, rive e calli piene di gente in passeggiata. Ma è stato soprattutto il litorale ad essere preso d'assalto dai pendolari. Code lungo la Treviso Mare come fosse primavera inoltrata, lungo mare affollato a Jesolo da famiglie ma soprattutto da tantissimi ragazzi con i pochi chioschi aperti che hanno addirittura soldato guardie giurate anti-assembramento. La maggior parte dei frequentatori di questi weekend sono ragazzi, giovani, ragazze, ragazzi, c'è anche qualche famiglia con i bambini e quindi preferiscono andare in spiaggia perché ovviamente si sta bene all'aria aperta e quindi c'è il rischio ovviamente che il gestore non riesca a controllare se fa club sandwich, se fa l'insalata, se fa il spritz, non riesce a controllare anche i clienti, quindi giustamente, per fortuna, fanno bene, si sono dotati di guardie giurate che controllano le persone. Crescono i positivi ed anche i ricoveri, a preoccupare sono soprattutto i comportamenti scorretti che favoriscono i contagi e gli assembramenti dei ragazzi all'uscita dalle scuole. Positivi raddoppiati in una settimana nella Marca, crescono i contagi e cala l'età di chi si ammala. La situazione è ancora sotto controllo, ma gli elementi di preoccupazione ci sono tutti, soprattutto dopo un altro fine settimana che tra zona gialla e bel tempo ha visto la gente riversarsi fuori casa, chi seguendo le regole, chi no. Bisogna avere la testa, bisogna avere l'intelligenza, bisogna avere la capacità di capire che non siamo fuori da questo virus, saremo fuori solo se riusciremo a creare l'immunità di gregge e garantire la vaccinazione a tutti. In questo momento nella Marca a far salire verso l'alto il numero di positivi sono alcuni cluster, a cominciare da quello della scuola di Fara di Soligo, scaturito dalla festa di carnevale organizzata in casa da alcuni genitori. E proprio le scuole tornano nuovamente sotto i riflettori. Il CTS ha dato al governo nuove indicazioni, chiudere tutte le scuole in zona rossa e didattica a distanza anche nelle zone nelle quali l'incidenza sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti. Nella Marca si è passati dai 491 nuovi positivi ogni 100.000 abitanti di fine dicembre ai 91 di oggi. Quindi noi siamo sotto, anche come RT adesso siamo sotto l'1 e continuiamo a viaggiare tra 0,98 e l'1, quindi siamo, come dire, ai margini della possibilità di poter diffondere in modo esteso il virus. Però contemporaneamente bisogna dire che l'avevamo sempre detto, che le scuole possono essere una fonte elevata di contagio, ma non tanto la scuola fine a se stesso, perché i docenti sono bravissimi, i ragazzi stanno in classe sulla mascherina a distanza. Il problema è l'affollamento prima di entrare, se avviene che i ragazzi si trovano, e soprattutto il post scuola. Al momento dunque si continua con la didattica in presenza al 50% alle superiori, ma bisogna tenere alta l'attenzione. Spetta al comitato tecnico scientifico, nel senso che loro devono indicarci la soluzione migliore per proteggere le comunità. Se le scuole possono essere un punto di rischio e di diffusione del contagio, io credo che ormai fatto 30 possiamo far 31 e continuare con la didattica a distanza. Ovvio che in cuor nostro tutti vorremmo tornare alla normalità, alla socializzazione, alla scuola, allo sport, al teatro, al cinema, però siamo chiamati ancora a stringere i denti per questo ultimo periodo in attesa che arrivino questi vaccini. E a Treviso oggi è tornato in Borgo Cavour il mercatino dell'antiquariato dopo mesi di assenza a causa della pandemia. La speranza è quella di non doversi fermare un'altra volta. L'ultimo mercatino dell'antiquariato l'abbiamo fatto il 25 di ottobre 2020. Chi già lo sapeva, chi nella passeggiata domenicale se l'è ritrovato inaspettatamente di fronte. Borgo Cavour è tornato ad animarsi con il mercatino dell'antiquariato che mancava ormai da oltre 4 mesi. Un contraccolpo per le attività di questa porzione di città. Tutta la zona è stata un po' depressa proprio da questi mercatini mancanti durante
novembre e tutti i mercatini di Natale che di dicembre. Riapertura cauta, a fronte delle consuete 200 richieste di espositori, via libera solamente a una novantina. Alpini e volontari dell'associazione Borgo Cavour agli ingressi e tra la gente per invitare chi si avvicina alle bancarelle a mantenere il distanziamento e utilizzare correttamente la mascherina. Non vediamo particolari problemi. Le persone che stanno sorvegliando la zona lo stanno facendo molto bene e da questa mattina non abbiamo mai visto aggregazioni fuori dai limiti. Si voleva finalmente questo ritorno? Sì, sì, speriamo che aprano anche tutti gli altri mercati e manifestazioni, sempre in sicurezza. Sarà ora, se aveva voglia di tornare a farlo. Soddisfatti anche i baristi. E voi tornate col vostro menù tradizionale? Certo. Che sarebbe? Come sempre, pasta e fagioli, trippe, panini con porchetta e birra artigianale. È un po', adesso siamo un po' avanti con la stagione, di solito facciamo anche brulè. Il calendario è già stilato, l'appuntamento fisso ogni quarta domenica del mese, DPCM permettendo. E al Duomo a Treviso oggi un flash mob per sottolineare l'importanza degli eventi culturali momentaneamente fermi, sacchetti di carta in testa per dire che questi appuntamenti mancano come l'aria. Il ritrovo all'ex Foro Boario, quindi il flash mob sugli scalini del Duomo. Una trentina i giovani coinvolti da due amiche trevigiane, Francesca Martini e Alessia Barbiero, che hanno dato vita a un'azione dimostrativa a favore della cultura e della riapertura dei suoi luoghi di ritrovo, teatri, cinema, sale concerto. È scaturita dalla necessità che proviamo in questo periodo di vivere la cultura. Cultura a 360 gradi, perché teatro, musica, arte, scuola, ci manca come il respiro, che è proprio anche il titolo che abbiamo un po' voluto dare a questa azione. Sacchetti di carta in testa, lunghi minuti in piedi, per dare visibilità a una necessità, non a un capriccio. Non è solo uno svago come magari può essere considerato così genericamente, è una mancanza di riunione, di unione, di ritrovo per tante fasce sociali. Il dibattito sulla riapertura è in corso, l'ipotesi è il 27 marzo, ma le incognite sono ancora molte. Ok, riapriamo, ma in che modo? Quali teatri, quali sale, quali cinema possono permettersi una riapertura, insomma, in Italia? E abbiamo deciso di dare un nostro contributo anche per portare l'idea che la cultura in realtà è essenziale. Da qui la partecipazione al flash mob di giovani da Treviso, Mogliano, Vittorio Veneto, semplici sostenitori del mondo culturale ma anche professionisti del settore. Con questa semplice azione, perché è semplicissima, con delle parole basilari, vogliamo lanciare un messaggio. Ricordatevi che una persona per stare bene ha bisogno della cultura. Attese per il nuovo DPCM, ma le bozze ormai definitive sono una doccia fredda per commercianti e ristoratori. Aspettiamo indennizi veri, dice l'ASCOM, mentre il mondo delle palestre è pronto a manifestare a Roma per la mancata ripartenza. Siamo a un anno e siamo per il 12° mese consecutivo al rinvio di un altro mese, quindi con una situazione estenuante, con una situazione che ci porta oggi a pensare al dopo Pasqua. Restano congelate le aspettative di rilancio del commercio trevigiano di fronte alle bozze pressoché definitive del nuovo DPCM, chiamato a regolare la vita del paese dal 6 marzo al 6 aprile. Un altro mese dunque di sospensione con poche novità, confermato lo stop agli spostamenti tra regioni, niente apertura serale ad esempio per i ristoranti, nonostante l'asse tra i governatori del nord. L'ASCOM trevigiana confida comunque in un cambio di passo. Noi ci aspettiamo un cambio di passo e sono convinto che arriverà a brevissimo. Per quello che riguarda tutto l'aspetto dei sostegni alle imprese. In poche parole, indennizi pari al calo di fatturato, calo che in alcune attività come le palestre è crollato verticalmente. Proprio quel mondo del fitness che doveva riaprire il 5 di marzo e che vede allontanarsi la data di ripartenza. Diverse le realtà venete e trevigiane pronte a manifestare a Roma il 9 marzo davanti a Montecitorio, a guidare la protesta nella Marca Iuri della palestra Dorian Gray di Masier. Invito veramente tutti
tutti, in tutta Italia, da tutta Italia, tutte le attività sportive, andiamo, facciamoci sentire, facciamoci valere e pretendiamo i nostri diritti. Non chiediamo né ristori né niente, vogliamo lavorare con le norme da loro date. Ragazzi, o adesso o mai più, perché se continuiamo a lamentarci solo e scrivere sui social non basta più. Dobbiamo passare ai fatti e dobbiamo pretendere quello che ci rispetta, nulla di più. Teatri e cinema potrebbero riaprire tra un mese, il 27 di marzo, ma a capienza ridotta. Tempi duri per gli operatori del settore. A Silea il cinema è pronto a concedere i propri spazi per i concorsi pubblici. Proprio questa settimana la direzione di Space Cinema mi ha inviato una proposta perché stanno cercando delle strade alternative per stare in piedi. E hanno inviato una proposta per prestare le loro sale, i loro spazi, per esempio per i concorsi pubblici. Questa è la via scelta da una delle realtà più conosciute della Marca e non solo per fare fronte a un anno di pandemia, chiusure, capienze ridotte. La prospettiva per i cinema di riaprire il 27 marzo, con diversi limiti, evidentemente non basta. Questo ci dà l'indicatore del fatto che stanno cercando di riconvertirsi perché altrimenti non, certo. Non si sostengono queste attività ed è davvero grave che per un anno siano state ignorate. Una constatazione amara, quella del primo cittadino di Silea, dove il multisala ha un suo indotto fatto di bar, ristoranti, attività varie. Inevitabile che i riflessi di questa crisi, come di altre, si vedano nella vita di tutti i giorni. Da qui il rafforzamento dei servizi comunali contro la povertà accanto alla comunità di Sant'Egidio. Quest'anno tra buoni alimentari, fondo affitti, assistenza psicologica è stato un anno davvero complesso in cui abbiamo visto famiglie, persone che vivevano una realtà normalissima e si sono improvvisamente ritrovate in un momento di bisogno economico. Parliamo ora dei riders, una categoria cresciuta nei mesi della pandemia e caratterizzata da una precarietà economica e non solo, molto elevata. Si incrociano per le strade in sella ad una bici, a bordo di uno scooter, con il sole ma anche con la pioggia o la neve per consegnare a domicilio prodotti alimentari, ma non solo, ordinati sulle piattaforme online. Sono i rider, una categoria cresciuta in questi mesi di emergenza Covid. La pandemia ha portato proprio alla ribalta questo tipo di lavoratore, di lavoratrice, in quanto sono sempre di più impegnati nella consegna a domicilio, in particolar modo di cibi. La FIT CISL di Treviso Belluno ha organizzato per loro un open day per raccogliere le problematiche legate a questa attività. Per sensibilizzare i lavoratori e per far sì che trovino il coraggio di venire nelle nostre sedi e dirci dei loro problemi, che sono tanti, li sappiamo, e vogliamo tutelare un lavoratore che oggi è il simbolo della precarietà. Gli stipendi sono bassissimi perché si parla di 400 euro se uno fa poche consegne, si possono arrivare a 1000 euro quando uno corre effettivamente tutto il giorno. Ne abbiamo visto uno che correndo sabato, domenica, 24 ore al giorno è arrivato a 1200 euro. Spiega il sindacato come a regolare gli spostamenti dei rider sia un algoritmo. Non sono regolamentati, è quasi come un lavoro a chiamata, ecco. E chi non risponde per tempo o per un motivo o per altro rischia anche di uscire fuori da un algoritmo che la piattaforma li governa. Più faccio io, meno fa il mio collega, quindi io ho la possibilità di guadagnare molto di più rispetto al mio collega. Quindi effettivamente ci si sta mettendo a fare la guerra fra dipendenti. C'è chi lo fa come secondo lavoro, ma sono molti coloro che vivono grazie a questa attività. Se non rispetta tutti gli ordini rischia veramente di non avere di che vivere. Non hanno neanche diritto alla cassa integrazione perché essendo lavoratori a chiamata non c'è la cassa integrazione, sono veramente in grosse difficoltà. E torniamo a parlare ora di coronavirus perché ieri sera al Duomo, presieduta dal Vescovo Monsignor Tomasi, la messa in memoria delle vittime del Covid un anno dopo l'inizio dell'emergenza nella Marca.
Un anno di pandemia, la preghiera per chi non c'è più, per chi sta cercando di guarire completamente, per chi proprio ora sta lottando. Treviso e il Covid, 12 mesi dopo l'inizio dell'emergenza, al Duomo autorità e fedeli insieme per ascoltare le parole del Vescovo Monsignor Michele Tomasi. Nell'omelia è il ricordo commosso delle vittime, di chi si è speso per i malati, ma anche di un anno in cui più volte si è avuta la speranza di aver ormai superato la prova del virus, salvo poi ricadere nella preoccupazione e nelle restrizioni. Ha toccato le corde legate all'umanità, legate al ricordo di persone care che sono mancate a causa del Covid, e questo ovviamente tocca a noi operatori sanitari che siamo stati a contatto diretto ovviamente con queste persone. Noi siamo più grandi e più buoni, più belli di quello che pensiamo, e questa bellezza, questa bontà viene fuori soltanto quando siamo sfidati a prenderci cura gli uni degli altri, quando ci dimentichiamo un po' di noi stessi e cerchiamo noi stessi negli altri. Questo, è tornato a ribadire Monsignor Tomasi, è un patrimonio che va conservato al di là dell'emergenza. Io credo che una volta che abbiamo gustato la prelibatezza della solidarietà, dell'amicizia, ci mancherà qualche cosa se la lasciamo perdere per strada. Sarà qualcosa che mancherà al nostro cuore e alla nostra vita, e quindi ci ricorderemo di questo gusto buono, e io spero tanto che riusciremo a portarci con noi questo grande insegnamento. Si è rafforzato un segno di squadra e di comunità importante che forse prima si era un po' dimenticato. Io credo che questo resterà come segno tangibile di una provincia di Treviso che è riuscita a risorgere dal Covid grazie all'aiuto e alla solidarietà di tutti. Ci fermiamo ora per la pubblicità, linea alla regia, ci rivediamo tra poco. Ed eccoci nuovamente in diretta con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Andiamo ora a Castelfranco, posa della prima pietra per la nuova palestra dell'Istituto per i Servizi Sociali Nightingale di Castelfranco, appunto, una scuola che ha registrato come effetto Covid un aumento del numero degli iscritti. In questo periodo avete avuto una diminuzione o un aumento delle iscrizioni? Allora, il nostro percorso è abbastanza stabilizzato per il professionale. Per il liceo delle scienze umane c'è stato un aumento di iscrizioni, ad esempio. Più giovani verso percorsi formativi dedicati alla persona, almeno stando ai numeri del Nightingale di Castelfranco. Potrebbe essere anche questo uno degli effetti del coronavirus nei nostri territori. Di certo c'è un'importante attenzione verso questo tipo di formazione. Le motivazioni sono quelle di aiutare soprattutto gli altri, quindi di fare delle professioni che poi li porteranno a lavorare nel sociale, nel sanitario, quindi educatore, insegnante, assistente sociale, medico, infermiere, fisioterapista. E quest'anno di pandemia ha accentuato la scelta di molti giovani, ma anche almeno per questi studenti, la consapevolezza del contagio. Le regole vengono rispettate, è vero che sono anche loro attenti rispetto ad alcune situazioni, me le vengono a segnalare, quindi credo che questo sia molto bello, molto positivo il fatto di essere responsabilizzati. Giovani che dalla terrazza hanno seguito la posa della prima pietra della palestra dell'Istituto Castellano, un'opera da oltre 3 milioni di euro finanziata da Comune e Provincia. In termini di viabilità e di edilizia scolastica, le province sono essenziali per dare risposte ai bisogni dei cittadini. Una palestra che possa ospitare anche eventi di natura sportiva con il pubblico mancava, serve, e noi siamo stati in grado di rendere questo sogno concreto oggi. Palestra che servirà quindi non solo alla scuola ma all'intero quartiere, in quell'ottica di condivisione che pare essere cresciuta nelle giovani generazioni. Direi che i ragazzi forse lo hanno sempre colto negli anni, molto probabilmente ce ne stiamo rendendo conto un po' tutti quanti che questo lavoro di assistenza, di cura agli altri è una delle cose fondamentali. Abbiamo puntato tanto sull'economia e su altri lavori, però alla fine ci siamo accorti che chi ha retto sono stati coloro che ci hanno curato, che ci hanno assistito, chi ci ha portato il mangiare, chi ha mantenuto gli alimentari aperti, quindi tutta una serie di professioni che a volte non sono state così valorizzate. L'architettura perfetta dei favi creati da api e calabroni. Nella nostra rubrica della domenica, la passione di un trevigiano che di questi spettacoli della natura è diventato collezionista.
passione così che ho visto questi qua, queste cose qui che ho mai visto, e in mente di prenderlo e portarlo a casa e metterlo su una vetrina così per conservare. E dopo uno, dopo l'altro e avanti così. Tutti lo chiamano il collezionista di favi, perché il signor Giovanni rimane affascinato ogni volta si trova davanti a questi veri e propri spettacoli della natura. Per ingegneria, per architettura, per ecologia, sono solo tre dei tanti buoni motivi che lo spingono a raccogliere favi di ogni genere. E per chi pensa sia un'esclusiva solo delle api, questo capolavoro l'hanno fatto i calabroni. Tenerissimo, tenerissimo. Guarda. Di che cosa hai fatto? Di tutto quanto di legno. Ah, quindi i calabroni? Sì, tutto di legno questo qua. Cioè, ci sono vari tipi di legno. Cioè, tipo più scuro, più chiaro, ho capito. Ecco, ma e poi in realtà, diciamo così, le cellette sono all'interno. Eh sì, le cellette sono all'interno qui, così. Quindi questo praticamente sarebbe l'intercapello, la copertura, il tetto della casa, insomma. È il tetto della casa. Vere e proprie opere d'arte che Gioppato recupera dalla distruzione con un vero e proprio rituale che parte da una pazienza infinita. Li lascio lì 2 anni e dopo vado a prenderli. Perché questi qua li trovi sui balconi delle case vecchie. Sui tetti delle case vecchie non che fanno queste cose. Perché ora, quando che vado a prenderlo questo qua, o degli altri che sono qua di dietro, qua, butto del spray, delle bombolette, del spray in modo che, come si dice, come lacca, che diventa duro. E dopo, piano piano, quel coltello con una lama fina, lo taglio dove c'è la parete, dove è attaccato. Una decina di favi custoditi in alcune teche, per ognuno c'è una storia, come per questo alveare. E vedo sul canton di sto casson, sto nido qua. Madonna, vedo. E ora era più piccolo, ero qua a Salà, un altro 3, 4, 5 mesi, qua a Salà. E dopo ho visto che era una bella misura. E ora le api sono sparite, e sono andato là con spray, sempre prima con spray, e dopo pian pianetto con una lama che tagliente sono andato sui cantoni, là, d'attorno, poi l'ho tagliato e l'ho tirato fuori e adesso l'ho messo qui. Difficile non rimanere colpiti, oltre che dall'opera di api, vespe e calabroni, anche dal profondo rispetto di quest'uomo per questi insetti e il loro operato. Perché è dalla natura che il collezionista di favi trae ispirazione nella quotidianità di ogni giorno. Una pratica che forse dovremmo applicare anche noi. E l'arte della natura è bellissima. La natura è bellissima. E basta. Ed era questo l'ultimo servizio. Grazie per essere stati con noi. Ci salutiamo come sempre con le previsioni del tempo per le prossime ore. Il meteo. Arrivederci. Lasciati ispirare dai nostri pavimenti e rivestimenti arredi bagno. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, Aroncade, Treviso. Benvenuti al meteo. Avvio di marzo con l'alta pressione, ecco che il mese inizierà all'insegna di un tempo buono e di un clima molto mite. Vediamo dunque il dettaglio di lunedì. Sul Veneto la nostra grafica ci mostra un ampio soleggiamento, il cielo si presenterà sereno un po' su tutte le province della nostra regione, solo con qualche probabile foschia sulle zone pianeggianti durante le ore più fredde, ma sarà in rapido dissolvimento. Temperature comunque gradevoli, minime in lieve calo, tra lo 0 e i 3 gradi, massime invece sugli 11-15 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la situazione sarà la stessa. Anche qui sarà una splendida giornata di sole, vedete, con cielo sereno e limpido ovunque. Temperature minime tra 1 e 6 gradi, massime fino a 14-16 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, anche qui ampi spazi di sereno un po' su tutti i settori, qualche velatura e locali foschie sui settori alpini di confine. Temperature minime intorno allo zero, massime invece fino a 15-16 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.
Lasciati ispirare dai nostri pavimenti, rivestimenti e arredi bagno. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, Aruncade, Treviso.